Well, the problem with frail patients is that usually when we're in the situation that we should be anticoagulating these individuals and we have a bleeding afterwards, we feel that this is an iatrogenic event. We cause the bleeding because we start anticoagulation. Whereas if we don't anticoagulate these patients and they then have a stroke, we feel that this is sort of the natural cause of the disease. Old patients with atrial fibrillation have strokes. And this is a huge misperception, but this misperception really drives us into underutilization. This is why such frail, elderly patients at increased risk of falling, this is why these patients are so heavily undertreated. So direct oral anticoagulants, the new direct oral anticoagulants, and in particular edoxaban, are first and foremost safer than vitamin K antagonists. Edoxaban, in fact, has demonstrated a very nice and profound safety profile compared to vitamin K antagonists. And this is not only true in your everyday 60-year-old hypertensive patient, it's also true in the elderly, it's also true in the frail, and in those at increased risk of falling. And in fact, we had in the ENGAGE-AF study over 3,500 patients that were over the age of 80. And also in this large population of the very elderly, the efficacy and certainly the safety of edoxaban was sustained and comparable to the rest of the cohort. Avere la possibilità di traslare nella pratica clinica quello che i trial ci hanno detto, soprattutto per questa categoria di farmaci, diventa fondamentale. E i dati di real world sostanzialmente hanno definito con chiarezza che i risultati dei trial in termini di beneficio dei NAO, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, sono anche rilevabili nella pratica clinica. I trial randomizzati hanno studiato quattro molecole differenti, ma hanno studiato queste molecole nell'ambito di popolazioni piuttosto differenti tra loro. I criteri di inclusione ed esclusione che i trial hanno utilizzato hanno fatto sì che la popolazione selezionata in ciascun trial non sia comparabile con la popolazione dell'altro trial. Di conseguenza non è possibile dire se esiste un farmaco migliore o peggiore dell'altro, perché le caratteristiche della popolazione fanno di per sé la differenza. Quello che si chiama confronto indiretto non è metodologicamente accettabile. Ciascun trial deve essere valutato per quello che era l'endpoint con la molecola che è stata studiata, evitando di confrontare i singoli numeri in termini di eventi tra un trial e l'altro, perché questo non si può fare. Generalmente il paziente anziano è un paziente che ha comorbidità, quindi ha spesso terapie multiple, con multipli farmaci, e tutto questo spesso porta ad una bassa aderenza e una bassa compliance alla terapia anticoagulante orale. I pazienti anziani hanno un aumento del rischio emorragico e spesso nel mondo reale il rischio di emorragie, magari emorragie intracraniche, emorragie maggiori che possono impattare anche nella mortalità di questi pazienti, rappresenta un criterio per cui l'anticoagulante orale non viene dato o viene precocemente interrotto. Noi abbiamo presentato al congresso ESC di Barcellona una sottanalisi del PREFER in AF, che è un registro osservazionale prospettico sui pazienti con fibrillazione atriale, e abbiamo valutato il sottogruppo di pazienti con età molto avanzata, cioè i pazienti che avevano un'età superiore o uguale agli 85 anni. Quello che abbiamo dimostrato fondamentalmente è che quanto più aumenta l'età del paziente con fibrillazione atriale, tanto maggiore è il beneficio clinico netto della terapia anticoagulante orale. Nei pazienti anziani che hanno un maggior rischio di ictus e di eventi tromboembolici, noi abbiamo la protezione massima che è ottenuta dando una terapia anticoagulante orale. Quando nei pazienti anziani utilizziamo i NAO,
noi riduciamo il rischio di complicanze emorragiche in maniera molto importante rispetto a dare il warfarin e proteggiamo in maniera adeguata comunque dal rischio di ictus questi pazienti. A tal proposito è stata anche recentemente pubblicata una sottoanalisi dello studio ENGAGE proprio sull'argomento. Tale sottoanalisi ha valutato i pazienti di età superiore uguale a 75 anni e anche categorie di età più avanzate dello studio ENGAGE, che si caratterizza come studio per aver incluso il maggior numero di pazienti anziani. Di tanto più il paziente anziano era anziano, tanto più si è registrato il beneficio clinico netto dell'utilizzo di edoxaban rispetto a warfarin. E questo è sicuramente un dato importante che può impattare nella pratica clinica, può impattare nella scelta, nella tipologia di NOAC, di NAO che noi utilizziamo in questi pazienti e sicuramente in virtù di questi vantaggi questo può contribuire ad aumentare la quota di pazienti anziani che vengono trattati in terapia anticoagulante orale in maniera adeguata e di ridurre quella fetta di pazienti anziani che nel mondo reale non vengono trattati con nessun antitrombotico o in maniera inappropriata vengono trattati con aspirina. È stata recentemente pubblicata una sottoanalisi dello studio ENGAGE che ha valutato l'outcome di con edoxaban versus warfarin nei pazienti proprio con stigmate, con caratteristiche di fragilità, per esempio pazienti che avevano una scarsa mobilità, problemi di tipo artrosico che ne comprometteva l'attività nella vita quotidiana, pazienti a rischio di cadute, pazienti che avevano delle comorbidità importanti, deficit anche di tipo cognitivo. L'utilizzo di edoxaban in questi pazienti fragili, anche anziani, si caratterizzava con una riduzione di 6 volte rispetto al warfarin del rischio emorragico legato ad eventi intracranici, quindi emorragia intracranica e anche emorragie che potevano portare a morte. Vi sono delle situazioni concomitanti che possono necessitare la riduzione del dosaggio, per esempio il peggioramento della funzione renale o il basso peso corporeo o terapie concomitanti. In presenza di una di queste condizioni si riduceva in maniera dinamica il dosaggio di edoxaban da 60 a 30 mg. Questo monitoraggio e eventuali aggiustamenti dinamici erano presenti soltanto nello studio ENGAGE, non sono stati testati in maniera randomizzata negli altri trial di fase 3 riguardo i NAO. In generale nei pazienti con fibrillazione atriale, nello specifico nei pazienti più anziani, la mancata compliance, la mancata aderenza può essere un problema chiaramente che poi impatta sulla prognosi di questi pazienti. È importante che ci sia un rapporto tra medico e paziente continuativo, specifico, per sensibilizzare da parte del medico ma da parte anche dell'ambiente familiare circostante. Vi è poi la problematica della numerosità dei farmaci. I pazienti anziani spesso assumono molti farmaci, chiaramente la politerapia può essere un fattore che impatta sulla mancata aderenza alla terapia. Quanto più i farmaci sono numerosi nella giornata di un paziente, tanto maggiore è il rischio che questi farmaci non vengano assunti in maniera adeguata e quindi che vi sia una minore compliance e aderenza alla terapia. Da questo punto di vista un aiuto può venire dall'utilizzo dei NAO in monosomministrazione, in quanto utilizzare un NAO in monosomministrazione può chiaramente avere un impatto favorevole in termini di minore sospensione della terapia e di maggiore aderenza.